Ciao ragazzi, siamo nuovamente live e finalmente, finalmente possiamo giocare anche noi Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Come voi non vedevamo l'ora, è stata dura, è stata lunghissima l'attesa. Ovviamente non ci siamo risparmiati un po' di panico perché ci siamo comprati una versione PC che sembrava avere dei problemi, ma invece sembra che adesso sia tutto ok e finalmente possiamo giocare con voi in diretta Metal Gear Solid 5. Tra l'altro con voi lo spacchettiamo perché io, Valerio, mi occuperò personalmente della recensione, ma l'ho avviato per la prima volta adesso, quindi inizierò proprio dall'inizio insieme a voi. O meglio, salterò il prologo, che è una piccola chicca che vi lascio il piacere di scoprire una volta che vi comprerete il gioco. Ma tendenzialmente inizieremo la storia dall'inizio. E direi che adesso faccio un piccolo controllino se è tutto a posto. Mi dicono dalla regia che si sente della musica, ma non vi preoccupate perché è la musica del gioco. Eccoci qua. E non dite che è musica di merda perché Kojima se le sa scegliere molto bene. Allora, ce l'abbiamo fatta, siamo pronti, avviamo Metal Gear Solid. Ho settato, vi faccio vedere un pochettino i menu, sto giocando su PC, faccio un po' il gradasso. Dunque, dovrei aver settato tutto al massimo, quindi vediamo se ce la facciamo a gestire la diretta senza nessun tipo di intoppo. Ok, io direi che bando alle ciance e partiamo. Fatemi sapere se la voce si sente bene, se l'audio del gioco è troppo alto, qualsiasi cosa. Guisme. Guisme. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can.